Maledetta sveglia, suonata anche a sto giro. Speriamo sia domenica, così poi mi rigiro. Zatarra nasce artisticamente, potrei dire tanto tempo, altro non lo dico. Anzi, prendetelo con il beneficio di inventario, se no mi fate sentire vecchio. No, fondamentalmente cominciai a scrivere in rima. Alla fine non sapevo neanche che destinazione darvi, semplicemente per questioni mie personali, per uscire da certi problemi miei. E poi alla fine ovviamente l'ascolto dell'hip hop ha avuto influenze da questo punto di vista, quindi ovviamente mi sono detto perché non provarci prima di salire su un palco e di prendere un microfono in mano. Ovviamente vivendo quella che era la realtà toscana di inizio anni 2000, un po' ci è voluto, però alla fine ecco è andata bene e adesso ci ritroviamo qua. Che dire, neanche io me l'aspettavo poi alla fine riuscire ad arrivare a certe cose, a certi piccoli traguardi che comunque mi soffermavo. Mi ha sempre colpito ed è strano perché poi comunque ho lasciato quella parte, il discorso americano, parlando però di rap di un certo tipo, quindi mi ricordo i Public Enemy, ad esempio Chuck quando... ovviamente Fight the Power, no, non posso non dirlo che non ha influito sulle mie scelte eccetera, ma oltre a quello anche la parte italiana, quindi discorso 99 Posse, ma perché no anche Frankie High Energy, anche il Mickey Mix di primo pelo, e che è Caparezza oggi come oggi, anche se non c'è bisogno di dirlo, però ecco, gente che comunque aveva da dire qualcosa, quindi mi ha colpito alla fine, fin dal primo momento, il rap, perché era un genere musicale che prima di tutto riusciva a far esprimere le persone, quindi quasi sentivo empaticamente cosa l'artista voleva dire, e questo era fantastico. E ripeto, quando poi certi argomenti erano di interesse comunque comune, come ho detto Public Enemy, Assalti Frontali, 99 Posse eccetera, quindi a livello sociale e anche politico, questo ha fatto sì che il genere l'abbia sposato ancora di più. Zatarra è il nome che un amico di infanzia di Siena, Matteuccio, lo saluto a proposito, se si guarderà l'intervista lo saluto sempre per contratto, mi dette a suo tempo, perché è comunque figlio di un film, rifacimento del grande libro di Alexandre Dumas, Il Conte di Montecristo, e Zatarra è il nome che Edmond Dantès prende dopo la fuga dallo Château d'If, prima di andare a cercare il tesoro di Montecristo e diventare il Conte di Montecristo. Si ferma su un'isoletta e riesce ad uccidere un pirata, e allora il mozzo Vampa dà il nome di Zatarra Edmond Dantès e dice: bene, adesso avrai questo nome, andremo a riprenderci ciò che ti hanno rubato, quindi con tutta la storia del Conte di Montecristo. E da lì poi è nato un po' tutto, anche perché me lo dette perché avevo un look un po' piratesco, come dire, capelli più lunghi, raccolti in un codino, la prima barba appunto da adolescente, che tra l'altro faceva schifo perché erano bracci lunghissimi, la bandana ovviamente messa, e niente, poi da lì abbiamo costruito un po' tutto e, come dire, più che costruito, trovato tratti in comune, perché già su Marsiglia cominciavo a fare i primi viaggi eccetera per conoscere la scena marsigliese, emozionata a comprare i primi CD, IM, Funky Family, Troisième Aile eccetera, e niente, da lì ovviamente Château d'If, che era la prigione di Edmond Dantès prima di diventare Zatarra, e poi per mari, perché comunque sono sempre stato attratto dalle città di porto, dalle città di mare, e comunque da quello che erano i pirati, fin da quando da piccolo mia madre mi vestiva da pirata, perché comunque alla fine erano quelli che riuscivano a non farsi comandare e tiravano a campare in un mondo che era il mare, dove libertà di lì non c'è. Ghetto della gente che non ha futuro, è un dittatore che va a trans e scappa. Allora, prima di piena consapevolezza, ricordo con piacere Casa Mia EP, che è il primo EP in francese, si è ben in free download, fatto tramite, grazie ai ragazzi della Bunkea Music, studio, barra, etichetta, barra gestori del merchandising di Kenny Arcanà, perché sono i suoi amici di infanzia, la band e me, a Marsiglia appunto. Je prends l'occasion aussi pour faire un petit coucou à
Mecusella de la Vulca Musique, Karim, Sébastien, Linda e tout ça, che Manon, ciao ciao, a très bientôt, così almeno li ho salutati, si guardano l'intervista. Poi nel 2010 c'è stato il Gioco è bello quando dura con la suite, grazie a DJ Fede, Rula, Kimmich, eccetera. E poi prima ancora c'è stato nel 2008 un mixtape, Barricadero, al quale sono particolarmente affezionato perché riguarda un momento particolare della mia vita, molto incazzato. E quindi, come dire, chi magari lo ascoltasse oggi, visto che è in free download sempre su www.zatarra.eu, potrebbe dire: ma che la stessa persona, rispetto a piena consapevolezza, sì, è la stessa persona, sono la stessa persona. E poi nel 2006, mi pare, non vorrei sbagliare, Parola di Pirata, autoprodotto, i ricavati andarono a questa associazione Pirates of the Art di ECD, un ragazzo togolese, e abbiamo mandato circa 1200-1300 euro al domain Togo, dove loro hanno preso un ettaro di terreno per metterlo a coltura di igname, che è una piccola tuberosa, una patata. Poi facemmo anche il collegamento, quando lavoravo a Radio Siena, raccontarono il primo racconto, eccetera, fu una grande soddisfazione da quel punto di vista. Dal punto di vista tecnico, ecco, non lo ascoltate perché non lo posso ascoltare più neanche io. 91.7 Radio Gennetti. Piena consapevolezza è nato sì alla fine come un IP, e poi alla fine lo abbiamo avviato perché con Massimiliano, il boss della Blaster, che saluto, ormai ci conosciamo da anni e anni e anni, anche perché eravamo tra i 5 imbecilli, come dicevo prima a Francesco, che ascoltavamo il pop a Siena. E niente, dall'IP abbiamo visto che comunque c'era molta potenzialità, perché avevo tanti pezzi da parte, riascoltandoli anche con lui, come dire, mi diceva: ma perché non mettiamo questo, perché non mettiamo quest'altro, eccetera. Allora lo abbiamo fatto diventare un album. A quel punto abbiamo pensato anche di appoggiarci ovviamente al Luca Gricinella, che saluto, la Luca Ufficio Stampa, per quanto riguarda la promozione, eccetera, e di far sì appunto che alla fine chi lo ascolta riesca a trovare diverse sfaccettature alla fine di quello che può essere la situazione attuale. Come dire, trovarmi un po' meno incazzato, consapevole di tutto ciò che c'è intorno, di tutto quello che poi è la crisi, la famosa e cantata crisi, che però va presa anche con un po' di ironia, altrimenti non ce la facciamo andare avanti. Però, ripeto, non è che ho abbandonato quello che sono, quindi per controbattere quello che è il sistema, che volta a volta conviene ragionare, fermarsi un attimo, creare qualcosa di più, qualcosa per creare quella che è la situazione dal locale al nazionale. Dura, se tira in senso. La copertina è qualcosa che ha destato un po' di rumore, giustamente, perché è comprensibilissimo che lo desti. Allora, ovviamente ringrazio Giovanni Bettacchioli, che tramite Blaster Film è stato il realizzatore della copertina. Allora, sinceramente io cercavo qualcosa di differente a livello mio personale, un qualcosa un po' più alla De Chirico, per capirsi, proprio ora ovviamente con le dovute distanze, eccetera. Ma giustamente gli artisti sono artisti, e Giovanni ha tirato fuori questa copertina che, come dire, o piace o non piace. Di fama bassa, ma come dico in Romagna, lei non si imbarazza. Riguardo alle collaborazioni di Piena Consapevolezza, alla fine sono nate come sono nate le altre nel corso della mia carriera, diciamo così. Quindi per amicizia, alla fine, in primis Samir, ovviamente ci conoscemmo per sbaglio, ormai non ricordo nemmeno più l'anno, ad un live ad Abbadia San Salvatore per Una Notte Bianca, io dovevo aprire e lui era lo special guest. Da lì poi abbiamo stretto il rapporto in mille sfaccettature, a livello personale e anche lavorativo, extra rap, eccetera. Quindi ecco, non potevo non fare un pezzo con lui dopo Gli occhi del mio specchio, che Ciò che è bello quando dura, che piacque molto anche quella, e Capopopolo comunque anche ad ora so che è uno dei pezzi più apprezzati di Piena Consapevolezza. La strumentale di Jack the Smoker, lui conosciuto tramite Escher Cuno, lo ringrazio e lo saluto, ovviamente li saluto entrambi.
e ovviamente DJ Fede, sempre per quello che riguarda il strumentale, anche lui era impossibile non collaborarci dopo l'album del 2010, Il gioco è bello quando dura. Abbiamo anche Cesar, ovviamente, in Pesa Todo, Cesar ovviamente conosciuto, Cesar e P-Star tramite Amir, quindi anche con loro. Addirittura quel pezzo abbiamo stabilito che nascesse sia il campionamento del pezzo a Passapone, sia proprio la struttura eccetera, quindi il primo scheletro di canzone davanti ad una bistecca alla fiorentina così, a diverse tagliate alla rucola e parmigiano a Siena, in un ristorante, vabbè non lo dico, se no facciamo pubblicità non progresso. E poi niente, per quanto riguarda le altre, volevo ricordare l'Asce, che secondo me è un talento, una ragazza spagnola che fa reggae, un talento nascostissimo, proprio chiuso a doppia mandata ed è bravissima. Lei è nel ritornello di Pesa Todo, appunto della canzone dove c'è la strumentale di Cesar. E poi ovviamente la parte marsigliese, quindi un onore collaborare con DJ Gel della Funky Family, quindi gruppo storico marsigliese. Come dicevo prima a Francesco, io i primi tempi, anni fa, i miei primi viaggi a Marsiglia, compravo il CD della Funky Family ed ero già contento lì per ascoltare quelle cose. Poi piano piano, appunto, tramite sempre la Bunker sono riuscito a conoscere Gel, abbiamo fatto live a Milano insieme ad ottobre l'anno scorso, insieme a lui, insieme a Kalash, quindi è stato veramente un onore. Poi nomino ovviamente anche Napo e Adixon, anche loro marsigliesi, però della nuova scena, l'emergente che c'è adesso. Allora, il video fantasma, giustamente come è stato nominato, allora, è più che altro è una delusione ma anche un monito, perché lo sapete, mi conoscete, soprattutto quelli della zona, è bene passarsi le voci tra noi prima di prenderlo in tasca, forte e chiaro. Allora, visto che l'ho preso in tasca io con questo signor Yeye, scritto con le Y, due Y, Yeye Produzioni, video girato ormai da 2 mesi, il video era di un'altra tassa, quello doveva essere il singolo, doveva uscire il 31 maggio, però il signorino si è dato alla macchia, come dire, quindi niente, purtroppo non uscirà il video. Ed occhio ragazzi, se qualcuno avesse delle proposte da Yeye Produzioni, andateci belli coi piedi di piombo, uomo avvisato, mezzo salvato. Marsiglia, prima che musicalmente, fu, come dire, un colpo di fulmine, coup de cœur, come si dice in francese, la prima volta che ci andai con 2 miei amici, che tra l'altro a loro non piacque molto, ma perché hanno un carattere un po' diverso dal mio, eccetera, e da lì cominciai a tornarci da solo, svariate volte, fino poi a prenderci casa insieme alla mia dolce metà. E che dire, musicalmente ovviamente ci sono 1000 generi, l'integrazione e il mélange che poi è alla base di questa città per razze, culture, religioni eccetera, ovviamente c'è anche nella musica, quindi alla fine il rap in Francia fu portato dal rap marsigliese e è stato un onore poi alla fine appunto vivere questa realtà che per carità non è la realtà della vecchia scuola, l'ancienne, però è comunque una realtà, non è assolutamente comparabile con quella italiana. Il salto fu meno grosso alla fine, come dicevo prima, rispetto al rap italiano, perché comunque in Francia c'è stata una belle époque del funky, quindi loro sono passati dal funky direttamente al rap e ripeto, ovviamente la multiculturalità, la multirazzialità ha solo fatto evolvere questo genere musicale e ripeto, c'è gente che adesso ha 50 anni, visto che è già 25 anni, bene o male che il rap c'è in Francia, che ti fa comprare il CD e ne sa e sa distinguere cosa è rap, cosa è rap vecchia scuola, cosa è rap nuova scuola, cosa non è rap, eccetera. Però ecco, ripeto, è un qualcosa da vivere, da conoscere, quindi veramente a farsi qualche ricerca. Io sono disponibile come sempre, contattatemi su Facebook, Zatar è pirato, il personale mio, se avete qualche informazione, poi le magliette parlano per me. Pirata parla sempre, io sei.
Blaster Film nasce come un'etichetta streetwear, quindi alla fine per un'idea di Massimiliano, che ripeto, l'abbiamo salutato prima, lo salutiamo di nuovo, e poi si è contornato di collaboratori piano piano, di far questo marchio ovviamente dedicato al vecchio ghetto Blaster. Lo sapete bene, quindi è partito dalle magliette, poi le felpe, avanti, avanti, avanti con tutte le collezioni primavera, estate, autunno e inverno. Da circa un annetto si sono buttati tra virgolette anche sulla parte records, ovviamente per far d'aggancio trainante con lo streetwear e viceversa, con artisti toscani principalmente e non solo hip hop. Ricordo anche Jay Polas come DJ House, oppure Framework come ambientazione electro, oppure comunque techno, e alla fine, ripeto, come ho detto prima, eravamo insieme dai tempi, dei tempi, dei tempi, a ascoltare il pop. Ma sempre io sei, farà sempre io sei. Questa domanda ci sta a fagiolo, perché ne parlavamo prima nel fuori onda. La scena toscana alla fine non mi piace quando vai in giro per l'Italia a fare qualche live, perché ti dicono Toscana, Toscana non c'è nessuno, magari ti fanno un paio di nomi proprio perché poi dicono ma non è ancora sviluppato, il hip hop non è arrivato. Allora, non è questo, perché l'hip hop in Toscana c'è, i rapper ci sono i DJ, c'è gente che spinge tramite siti, tramite blog appunto, ci sono programmi radio, c'è tutto veramente. Manca una cosa fondamentale che secondo me è quello che non fa dare il salto, l'evoluzione, e cioè alla fine la comunanza di interessi. Quindi, senza fare nomi e cognomi, su Firenze, che adesso è la realtà comunque principale toscana, c'è chi ha cercato di far da catalizzatore tramite appunto il proprio marchio, il proprio sito internet, le serate da organizzare, i locali, non so se vi dice niente, c'è un grandissimo lavoro infatti, ma alla fine se noi stessi, quindi gli attori principali della scena, siano appunto rapper, DJ, breaker, crapper, se veramente non ci crediamo e non ci diamo una mano tra noi, è un problema grosso. E io, ripeto, con quelli magari della mia età o comunque che ci conosciamo, non c'è mai stato nessun problema. Ho visto tra l'altro anche tanti giovani che comunque tentano certe connessioni, però non c'è ancora abbastanza secondo me questa cosa, soprattutto tra di sé, tra giovane con giovane. Collaboratore allo strappo a Siena ho tentato di mettere su qualcosa del genere, proprio per costruire un piccolo come dire, muro da far sì che faccia rimbalzare sentimenti brutti come gelosie, invidie, eccetera. Alla fine quello che dico io è che se uno ascolta un tuo collega, può darsi che ascolti anche te, se uno ascolta tutto un altro tipo di musica, allora è un altro discorso, quindi alla fine conviene darsi una mano per qualsiasi motivo, anche nel sentimento più business che uno possa pensare. Non vedo dietro i soldi, sordi, pirati, lo sono sempre stati, scusate mi sbagliavo, non siamo tutelati. Per quello che riguarda l'Italia, ovviamente è rapportabile a quello che succede in Toscana, perché alla fine il problema secondo me è sempre lo stesso, cioè non c'è sentimento comune di appartenenza e non c'è neanche gente di una certa età, tra virgolette, che riesce a prendersi la responsabilità per tirare le fila di certe situazioni, ma alla fine preferisce vendersi, tra virgolette, ripeto sempre tra virgolette, a certe situazioni che magari portano benessere personalmente a se stesso e non però alla scena. Quindi alla fine lasciamo stare i prodotti di plastica effimeri in televisione, oppure il programmino in una radio nazionale tra quelle due commerciali che sono più in vista, eccetera. Quanto ci sono tanti che lavorano, che può essere partire da un centro sociale, partire semplicemente da un garage occupato, o anche semplicemente da un parchetto dove si trovano i ragazzi, eccetera. Ma comunque, ripeto, ricostruire comunanza di interessi e alla fine supporto totale e cieco, perché questo è quello che mi hanno insegnato a Marsiglia, è quello che alla fine ha fatto sì che il rap diventasse musica pop, popolare. Quindi
non farà arrivare messaggi purtroppo negativi, e vengo alla scena italiana infatti, di major alla fine che ti firmano tramite intermediari che sono già firmati sotto major, certa gente che non c'entra un cazzo con la cultura rap, con la cultura hip hop, è lì il male, quindi è il male di chi? Del ragazzo che dovrebbe dire bene, io non sono hip hop, non sono all'altezza, è il male dell'intermediario che poi, ripeto, nel caso specifico, non faccio nomi e cognomi, è un rapper che è già un top, che è in giro da anni e anni e anni, sotto major, eccetera. E poi ovviamente il problema è anche degli ex produttori delle major, ma ovviamente su questi ultimi non ci si può fare affidamento, quindi è bene lavorare sugli altri due. Quindi ripeto, far passare messaggi positivi, ascoltare tanto, ascoltare, ascoltare, ascoltare e poi decidere. La scena francese, almeno quella marsigliese che vivo io, vive bene, tranquillamente. Ripeto, io non devo altro che ringraziarvi perché mi hanno accolto non a braccia aperte di più. Ovviamente bisogna anche sapersi porre, questo è chiaro. Ricordo che, come ho detto prima, il rap è la musica pop, la musica popolare, in francese l'ascoltano tutti, e la cosa bella è che comunque, come dicevo, l'ascoltatore riesce a riconoscere, che ne so, un Mpokora, per dirvi qualche nome, o un La Queen, rispetto a quello che invece è, che ne so, un IM, un NTM, una Funky Family, una Kenny Arcana. Quindi ripeto, questo però sempre con apertura mentale, perché anche se esistono le vari gole di merda, cioè i parigini, o comunque in generale il francese tipico mangiarane del nord, però comunque hanno questa apertura mentale di base che fa sì che il rap sia ascoltato e poi dopo venga posta un'opinione, eccetera. Quindi ripeto, loro vanno avanti di generazione in generazione. Io vi farei vedere, ci sono dei ragazzini che hanno 10-11 anni che rappano già come già in extra vita, per assurdo. Quindi è veramente uno spettacolo, e questo per dir solamente la parte rap. Ma il bello è che gente della vecchia non sparisce, è tipo Boss One, con il quale ho avuto piacere di collaborare, Gel, come dicevo prima, Kalash Lafro, Shuriken, è uscito l'album adesso, nemmeno un mese fa, Alonso, del Psichiatra della Rima, anche lui è uscito l'album adesso. È gente che comunque rimane, dà una mano a chi adesso può emergere, ma dà una mano positiva. Non ripeto con il discorso business alla fine in tasca e basta, ma perché gente che viene dal niente e sa che a ritornare al niente ci vuole un attimo. Quindi i soldi facili, ha ben capito la differenza tra soldi facili e soldi, quindi la durata dei due. Allora, progetti futuri, ci sarà, parteciperò a 3 compilation su in Francia, una per Radio Galère, una per Radio Grenouille e un'altra invece per la Bunker Music, proprio in onore a tutte le serate che hanno organizzato mensilmente le KGB, dette così. Per il resto mi prenderò comunque una pausa. Un messaggio finale che vi dico. Continuate a crederci ed essere positivi. Lasciamo un po' il nero, la negatività, il fare brutto per forza da una parte. Soprattutto qua che siamo in una terra che alla fine, soprattutto adesso di questo periodo, c'è il sole, c'è la campagna, c'è vicino il mare, si sta bene, si prendono diverse sbornie. Quindi ecco, meglio farsela prendere bene davanti a una birra o davanti a un bicchiere di Brunello, che fare troppi gangster. Non li facciamo, supportiamoci e tiriamo avanti.